Ben ritrovati con AgriMag News. 3 anni per combattere il caporalato è ciò che è scaturito dall'incontro di Foggia con il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nell'ambito del vertice straordinario convocato ad effetto degli incidenti nei quali hanno perso la vita 16 braccianti extracomunitari. Il piano triennale è fondato sostanzialmente sull'ottimizzazione degli strumenti già esistenti, in quanto non c'è nulla di nuovo da inventare, basta far funzionare meglio ciò che è già disponibile, a cominciare da centri per l'impiego, le cui disfunzioni alimentano l'attività criminale dei caporali, spesso gli unici in grado di rendere possibile l'incontro tra domanda e offerta della forza lavoro. Anche l'incrocio delle banche dati sarà un elemento prezioso per far emergere anomalie e distorsioni unitamente ai controlli che saranno rafforzati. A questo proposito, il ministro Di Maio ha annunciato la nomina del nuovo vertice dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.